Quanto sta accadendo in Ucraina e dal 7 ottobre in Medio Oriente ci desta preoccupazione e non può non essere un segnale che va colto come un monito nei confronti dell'Unione Europea sul fronte della difesa comune, così come su quello di un maggiore coordinamento tra le forze di polizia e di intelligence contro le minacce del terrorismo che oggi, fra l'altro, assume sempre nuove forme. L'Europa deve compiere un passo in avanti.